era un giovedì prima di Natale che ero a casa dall'asilo e andavo a aiutare il contadino a sgranare il grano turco con la macchina. Io ero là alla macchina, loro buttavano sulle pannocchie, io le mettevo dentro. A un certo punto sono scivolato, sono attaccato agli ingranaggi e mi sono partito le dita perché avevo dato il carter al duce, era di rami per far su le armi. Dopo non avevo più soldi per mettere su quello nuovo. Sono andato all'ospedale, sono partito da Chioduno andare a Calcinate alle 11, siamo arrivati alle 5 della sera. Era il 51 o il 50, era giù un metro di neve, tutto a piedi. E davanti a noi c'era i buoi con la specie di cose che facevano via la neve, ma a un certo punto ho dovuto andare giù. C'era la neve, mi superava a me. Arrivato, mi hanno operato 3 o 4 ore. Il mattino sono svegliato, non c'era più le dita. Sono stato là 3 mesi all'ospedale. Mi ricordo che è arrivata la Befana il 6 di gennaio e ho visto sul mio lettino lì una cassa attaccata via. Cosa fa quella cosa qua? Perché io non sapevo cos'era la Befana. C'era solo la Santa Lucia, neanche il bambino. Allora la suora, Emanuele, guarda la Befana cosa ti ha portato. Cosa mi ha portato? Guarda, ci ha detto 2 aranci, 5 castagne buide, e 4 caramelle, ma era più tanto la carta che le caramelle. E al mattino, sono tornato 3 mesi, e al mattino come stavo bene, veniva la suora alle 5 a chiamarmi, andiamo a prendere il latte, c'era una cascina lì vicino, col bidoncino di alluminio, andavamo a prendere il latte per i malati che c'era lì. Nella stanza dove ero dentro io, 42 c'era dentro, letti dei malati, c'era chi che operava l'appendice e chi della... Si faceva male tutti in qualità.